Millions di Sanremo, ho taggato Party Poker, sono con una vecchia conoscenza che, insomma, diciamo che quelli come me che hanno iniziato qualche anno or sono, non può non ricordare ovviamente non solo Tom Swap, ma in questo caso Tommaso Briotti, che ha giocato questo Phase 1A. In realtà sei qua, purtroppo non è andata benissimo, fa un lieve commento di poker, poi non ti chiedo più niente. Allora, intanto la struttura del torneo mi ha portato qui, perché devo dire che è un evento unico nel suo genere e sicuramente molto, che attira molto, in quanto la struttura regressive ti permette di adottare varie strategie e il fatto di avere la possibilità di avere anche più di un, di imbustare più di una busta, veramente ti permette di variare il gioco a seconda di quante buste hai, se hai la possibilità di giocare, di fare direct buy-in, se in realtà invece vuoi spiuare magari uno stack al day, insomma al day 1, perché oggi sì, si parla di phase, domani day 1. E quindi poi il fatto che comunque fosse regressive, una struttura giocabile, insomma super giocabile, mi ha indotto a venire qui, oltre al premio garantito, insomma 1 milione di sterline al primo. In Europa ci saranno forse 3 tornei l'anno, ma forse neanche. Tu però sei uno di quelli che ha giocato tantissimo inizio, poi sappiamo ultimamente si è dedicato anche e soprattutto all'attività fuori, extra poker, che sta andando molto bene. Complimenti anche per la Sagnam, salutiamo anche Bonzo che probabilmente sta seguendo. Come hai trovato Crisbus, perché pure Crisbus e poi Francesco Cordua, il quarto socio. Salutiamoli tutti. È vero, però, sì. Per par condicio. Come hai trovato invece questi tavoli qua? A parte che tanta gente conoscevi già, ma novità, come si riprende subito la mano? Guarda, allora live io ho avuto, diciamo, la fortuna passare a Las Vegas 3 mesi della mia vita, nel 2010, un mese ogni anno, nel 2014-2015. E diciamo che giocare un mese di fila per più di una volta poi ti dà quel comfort che ritrovi anche quando magari stai fermo. Ecco, io ero fermo da Barcellona, dall'EPT di Barcellona, quindi da agosto. Quindi diciamo il comfort dei tavoli ormai c'è sempre, sono 10 anni che giriamo, come hai detto tu prima. E come li ho trovati? Sinceramente questa struttura secondo me non è stata capita da molti dei giocatori che sono venuti qui, e questo ha fatto sì che ci fosse ancora più valore nel torneo. Quindi è chiaro che se uno non partecipa a un torneo con una nuova struttura e non ha ben impostato una strategia, tenderà a fare molti più errori, a prendersi meno vantaggi di chi magari l'hanno studiata. Ora noi, insomma, ci siamo messi a studiarla pure con Cristiano e Dario, e sono qui pure per questo, perché c'era molto valore, appunto. Poi insomma il comfort ai tavoli, come ti dicevo, è dato dal fatto che l'esperienza la fa da padrone, cioè live, se non hai esperienza comunque sei fra virgolette carne da macello rispetto a un giocatore professionista, più che online probabilmente, sì. Tu comunque domani immagino parteciperai anche al Day 1 direttamente, un field che tra l'altro domani si preannuncia, sappiamo, a proposito, parlato di Dario, ci sarà anche Dario San Martino domani, un po' più impegnativo, come affronterai la giornata domani, dove avrete dei deep stack infiniti, no? Allora, domani, appunto, per quello che diciamo per la struttura del torneo, è interessante, perché innanzitutto giocherò e dovrò capire chi ho davanti. Se ho davanti dei giocatori che hanno 2 stack, quindi hanno 2 buste, e che potrebbero adottare una strategia molto aggressiva in vista di dire o faccio deep stack, se esco rientro con un altro stack. Quindi la prima cosa da valutare prima di valutare il singolo giocatore è di valutare realmente quante possibilità ha di giocare questo torneo. E sì, il field domani sarà più duro di oggi, sono arrivati ora un sacco di amici che ancora fanno i professionisti a tutti gli effetti, e c'è Luigi Curcio oltre a Dario San Martino, che è tornato da poco da Macao, e poi ce ne sono tanti altri, non li elenco tutti, ma sì, sarà domani, non sarà semplicissimo. Molto importante sarà sfruttare la profondità dello stack sicuramente, il livello di giocabilità del torneo, questo sì. Ti lasciamo riposare in veste domani, intanto ti ringrazio e ben trovato, è stato un piacere, Toms. Grazie a voi, grazie a te. Ciao a tutti e buonanotte.